Una festa di comunità, questa ha rappresentato ieri sera il rito di dedicazione e consacrazione della splendida grotta di San Michele Arcangelo a Modica nella Basilica della Madonna delle Grazie, un momento importante per l'oasi di pace e deserto che la grotta, dove si svolge l'adorazione perpetua, garantisce a tanti fedeli. Un luogo di grande intimità, perché davvero nel silenzio si innalza la lode al Signore, nel silenzio dell'anima, nel frastuono della città. La grotta di San Michele sta a indicare che c'è un luogo, uno spazio che può, come dire, aiutare in quella che è la nostra preghiera al Signore, per cui io invito tutti i modicani a frequentare questa grotta, a trovare 5 minuti, perché il tempo che dedichiamo alla preghiera è tempo che dedichiamo al nostro benessere e soprattutto alla nostra vita di fede. Oggi abbiamo bisogno, ecco, di trovare tanta serenità, di accostarci alla parola del Signore e soprattutto di stare in ginocchio dinanzi a Gesù Eucaristia. Un cammino di 3 anni che ci vede nella gioia di sapere che la Chiesa, nella persona del Vescovo che è l'apostolo della nostra Chiesa, ha consacrato la grotta e l'altare di San Michele, perché questo luogo per sempre rimanga quello che già noi oggi stiamo vedendo. Nel progetto di Dio non sappiamo che cosa questo diventerà, possiamo solo dire che già vediamo i frutti di questi 3 anni di adorazione, di preghiera, e la cosa più bella è vedere che questo luogo è diventato un luogo importante per tante persone, non solo per gli adoratori, i 270 adoratori che si alternano notte e giorno per la preghiera, tante persone, tanti giovani. Mi commuove sempre vedere coppie, fidanzati, ragazzi che vengono in questo luogo, e tante volte lo scopro così, l'ho scoperto per caso, perché mi hanno detto: ah, io vado spesso alla grotta di San Michele. Io chiaramente, non essendo lì H24, non so, ma questo dice e avvalora ancora di più quello che è il santuario della Madonna delle Grazie per i modicani, un luogo di grande spiritualità, un luogo dove ritrovarsi. E oggi possiamo dire solo grazie al Signore, perché ha confermato quello che 3 anni fa ci ha fatto intuire, un'intuizione che chiaramente è passata da me, ma che è stata sposata da tanti, perché la grotta è stata anche il frutto concreto della generosità e della disponibilità di tanti. In attesa di uno sblocco della situazione, che non arriva a quanto pare per criticità politiche, tecniche e burocratiche, per le 48 famiglie che abitano negli alloggi IACP di Piazzale Italia a Pozzala arriva un nuovo servizio di assistenza psicologica, a comunicarlo il sindaco Roberto Ammaduno, il quale precisa che, vista l'emergenza sociale che negli ultimi giorni ha visto coinvolte la popolazione pozzallese residente in Piazzale Italia, i servizi sociali del comune di Pozzala hanno chiesto la collaborazione dell'equipe psicologica dell'emergenza dell'ASP di Ragusa per poter attivare un servizio di assistenza psicologica indirizzata ai residenti dei lotti coinvolti. Il servizio sarà rivolto sia ad adulti che ai minori e mira a prevenire disagi che possono derivare da questo stato di incertezza, che si spera si possa risolvere il più presto possibile. Il servizio, conclude il primo cittadino, verrà gestito dagli psicologi dell'ASP di Ragusa presso i locali della Guardia Medica di Pozzallo, previo appuntamento telefonico al numero 0932 1839 325 dalle 9 alle 13 e nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e lunedì 20 maggio. Un servizio ovviamente meritorio, ma dopo la lettera del responsabile della protezione civile regionale Salvo Cocina, che lo stesso comune aveva giudicato molto interessante, nessuna notizia, risposta o novità è ancora arrivata in merito allo sgombero o meno, minaccia reale, rimandata o annullata, e le famiglie dell'area vivono ancora ormai da tempo con questa spada di Damocle. Sarebbe opportuna una risposta o almeno uno straccio di novità. Una giornata importante per Ragusa, così il sindaco Peppe Cassia ha commentato l'approvazione del nuovo PRG da parte del Consiglio Comunale, uno strumento che mette nero su bianco principi chiari come lo stop all'espansione, nuovi servizi nei vuoti urbani già presenti nel tessuto edificato, percorsi ciclopedonali alberati, scalo merci e metro ferrovia al centro delle strategie di mobilità, la demolizione di edifici fatiscenti in centro per fare spazio a parcheggi, aree sportive e giardini. Dalla fine dello scorso mandato, prosegue il primo cittadino, ha avuto inizio un lungo iter di condivisione e di revisione svolto insieme ad ordini professionali, associazioni
associazioni e cittadini nel corso di innumerevoli incontri. L'ultima fase è stata contrassegnata da un costruttivo confronto tra maggioranza e opposizione in Consiglio Comunale per giungere alla sintesi tra le diverse sensibilità e visioni. Il nuovo piano regolatore di Ragusa è quindi il piano del Consiglio della città intera, ma non mancano le polemiche, in particolare dopo l'intervento del vice sindaco Gianni Giuffrida, che aveva criticato il consigliere di Fratelli d'Italia Rocco Bidetti, il quale aveva abbandonato l'aula per la mancata verifica di presunte ulteriori incompatibilità, oltre a quelle già emerse da parte degli esponenti presenti in aula. A difenderlo interviene il senatore Salvo Sallemi. Il Consiglio Comunale, il Senato della città, è un luogo sacro di dibattito e di democrazia. Il nostro rappresentante Rocco Bidetti ha sempre agito e la sua storia parla per lui con correttezza, garbo e fermezza nell'interesse di Ragusa e dei ragusani. Appaiono quindi fuori luogo le sgradevoli invettive nei confronti di un rappresentante dell'opposizione da parte del vice sindaco, invettive sgradevoli a fronte della richiesta di trasparenza e chiarezza posta dal consigliere Bidetti in merito a uno degli atti più importanti che deve esitare il Consiglio, il piano regolatore. Infatti era stato chiesto un rinvio per approfondire situazioni degne di attenzione che andavano nella direzione della massima trasparenza, una richiesta responsabile, così come responsabile è stata l'azione del consigliere Bidetti lungo tutto il percorso che ha portato all'approdo in aula del piano. Il garbo istituzionale e la capacità di confronto evidentemente non appartengono a tutti e questa occasione ne è la prova concreta. I consiglieri comunali di Ragusa, Sebastiano Zagami, Rossana Caruso e Federico Bernardo, hanno protocollato ieri un'interrogazione urgente a risposta orale indirizzata al sindaco Giuseppe Cassia, all'assessore alle contrade Andrea Di Stefano e al presidente del consiglio comunale Fabrizio Ilardo, sollecitando un intervento urgente per affrontare le condizioni di degrado nella frazione di San Giacomo. L'interrogazione evidenzia gravi problemi infrastrutturali che necessitano di immediate azioni di manutenzione e ammodernamento. In particolare sono stati segnalati problemi relativi alle rotatorie invase dalla vegetazione che compromettono la sicurezza stradale e condizioni precarie delle strade e dell'impianto di illuminazione che aumentano il rischio per pedoni e veicoli e contribuiscono a un elevato spreco energetico. I consiglieri hanno richiesto una pulizia approfondita delle rotatorie e delle strade per garantire sicurezza e visibilità, un rinnovo completo dell'impianto di illuminazione con tecnologie moderne ed efficienti per migliorare la sicurezza pubblica e ridurre l'impatto ambientale. I consiglieri Zagami, Caruso e Bernardo affermano congiuntamente che l'attenzione verrà posta su tutte le contrade del comune di Ragusa per garantire che interventi simili siano realizzati ovunque necessario. È fondamentale che l'amministrazione agisca con celerità per assicurare non solo la sicurezza ma anche la qualità della vita di tutti i cittadini. I consiglieri attendono una risposta orale dell'amministrazione e si dichiarano pronti a collaborare attivamente per risolvere queste criticità, ribadendo il loro impegno a sostegno della comunità di San Giacomo e dell'intero comune di Ragusa. Presto online il nuovo portale che secondo le stime dovrebbe essere ben più di un semplice sito, una vetrina informativa, così il sindaco di Ragusa Peppe Cassi ha presentato sui social Ragusa Welcome. Sul nuovo portale, spiega il primo cittadino, il turista potrà programmare la sua vacanza, le sue esperienze, i suoi pernottamenti e i ristoranti. Potrà scoprire, così come potranno fare i ragusani giorno per giorno, gli eventi e le cose da fare in un territorio che va dalla campagna al mare, che ha ampie zone naturalistiche e un enorme patrimonio UNESCO, perfino un castello. Ecco che hotel e alloggi, ristoranti e attività gastronomiche, promotori di esperienze organizzate, le attività commerciali, titolari di luoghi di interesse possono far parte di questo grande sistema, essere visibili, offrire un punto di accesso privilegiato ai propri servizi, fornire informazioni aggiornate, fare business. Insieme, conclude il sindaco di Ragusa, possiamo contribuire a rendere la nostra città una destinazione turistica sempre più strutturata, fruibile e attrattiva. Avviati i lavori per la realizzazione del secondo stralcio del lungomare di Scoglitti, per cui sono state intercettate risorse economiche pari a 1,9 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, chiarisce: l'amministrazione comunale ha avuto subito un chiaro obiettivo, che era quello e lo è tuttora, di garantire maggiore attenzione alla realtà di Scoglitti. Lo abbiamo fatto impegnandoci per lo sblocco del primo cantiere che avevamo trovato in essere, quello del primo stralcio del lungomare, ma l'impegno concreto è stato ricercare nuovi finanziamenti per proseguire questa opera pubblica molto ambita da tutti i cittadini di Vittoria e Scoglitti. Ecco perché in sinergia con il primo cittadino e con gli uffici, sin dal mio insediamento ci siamo subito impegnati per intercettare quelle somme che ci servivano per poter allungare il percorso del lungomare. Ci siamo riusciti con le risorse del PNRR e questa è la dimostrazione che va a smentire coloro i quali dicono che con le suddette misure economiche questa amministrazione comunale non abbia saputo concretizzare nulla, che non abbia saputo trovare risorse. Il suddetto tratto del lungomare arriverà fino a via Bassanesi. Al momento lavori in corso di escavazione per la messa in opera dell'impianto finalizzato a fare defluire tutte le acque bianche con i singoli pozzetti. Si sta procedendo anche alla messa in opera del muro di sostegno in calcestruzzo. Occorre precisare che ci stiamo concentrando su un primo blocco proprio per evitare di ostruire le passerelle degli ingressi agli stabilimenti balneari, in modo da garantire la dovuta serenità quando la stagione entrerà nel vivo e fare lavorare gli operatori economici al meglio.